Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha firmato una circolare a tutti i prefetti chiedendo una relazione sulla presenza di campi nomadi, autorizzati e abusivi, per procedere con le chiusure e gli allontanamenti. Il Viminale si aspetta di avere il quadro della situazione entro 2 settimane. Intanto sono stati condannati a 1 anno di reclusione, con la sospensione condizionale, i 3 arrestati ieri dalla Digos di Roma per i disordini avvenuti durante lo sgombero dell'ex scuola Don Calabria di via Cardinal Capranica a Primavalle. Nuovo colpo al clan Casamonica a Roma. La Guardia di Finanza ha infatti confiscato beni per un valore di oltre 4 milioni di euro a Guido Casamonica, appartenente all'omonima famiglia di etnia Rom. Tra i beni confiscati ci sono 10 terreni e 15 case, tra cui una villa di lusso che si trova nella zona borghesiana, del valore di circa 700.000 euro. Grazie alle fiamme gialle e alla Procura di Roma, ha commentato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, auspichiamo che gli immobili confiscati vengano in tempi brevi restituiti ai cittadini attraverso il loro riutilizzo sociale. Continua anche nel mese di giugno il trend positivo di ATAC nel contrasto all'evasione tariffaria. Rispetto a giugno 2018, le multe sono aumentate del 37%, superando le 18.000. I dati di giugno, fa sapere ATAC, completano un semestre che ha visto risultati molto positivi. In totale sono stati controllati quasi 2 milioni di passeggeri e sono state elevate 116.000 sanzioni, in media circa 650 al giorno, il 43% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Porte aperte alla Sapienza di Roma. Da oggi a giovedì migliaia di future matricole avranno la possibilità di orientarsi tra facoltà e corsi di laurea. A loro disposizione decine di stand, con docenti e personale addetto, pronti a dare tutte le informazioni necessarie su corsi e iscrizioni. Tema centrale è la sostenibilità. La prima università capitolina ha infatti adottato una serie di iniziative che punta all'eliminazione della plastica monouso e al risparmio energetico grazie all'utilizzo di fonti rinnovabili. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.